20 al quarto appuntamento di Auditorium Lezioni Concerto di Musica Oggi, format ideato da Gamo a cura di Francesco Gesualdi che vi parla e di Alessandro Solbiati. Auditorium è un nuovo format del gruppo Aperto Musica Oggi di Firenze, inaugurato in occasione della stagione 2020 del Gamo, la 41esima, quella del post-lockdown. Si tratta di un ciclo di 6 appuntamenti caratterizzati da lezioni di musica, improntate ogni volta su specifici e differenti temi, argomenti, contenuti della musica d'oggi, e dalla presenza di interpreti che con le loro performance dal vivo hanno coadiuvato il lavoro di Solbiati, che ha condotto e continuerà a condurre fino al 31 ottobre le nostre lezioni di musica oggi. I temi delle nostre lezioni di musica sono stati i seguenti. Il 6 e 7, abbiamo aperto il 1 ottobre, però parto dalla seconda e dalla terza lezione, quella del 6 e 7 ottobre, quando abbiamo voluto parlare dell'esperienza della musica contemporanea affiancata ai giovanissimi, fin dai primi anni del loro studio. Ci siamo interrogati sulle possibilità di avvicinare ai giovani studenti di uno strumento una musica come quella classica contemporanea, come si suole definirla, una musica che di fatto non fa sconti, così come non fa sconti la musica di Mozart, di Bach o di Frescobaldi, che mi piace citare perché è uno dei miei compositori preferiti. E il tema lo abbiamo sviluppato in 2 giornate consecutive, appunto, come vi dicevo, quella del 6 e quella del 7 di ottobre. E per l'occasione abbiamo avuto 2 ospiti speciali, 2 giovani pianisti molto bravi. E davvero giovani, i 2 dodicenni, Sebastiano Benzing e Irene Accardo. Poi abbiamo previsto per il giorno 21 ottobre un'altra lezione di musica. Per l'occasione parleremo del rapporto tra il concetto di sacro e la musica contemporanea. Mentre il 31 ottobre, invece, in occasione della sesta e ultima lezione, dedicheremo il nostro appuntamento ad un approfondimento della musica e della pittura di Francesco Pennisi, il compositore siciliano, del quale quest'anno ricorrono i 20 anni dalla sua morte. Però dicevo che le nostre lezioni sono state anche l'occasione per entrare meglio nei contenuti di 2 CD. Quello che abbiamo presentato appunto il 1 ottobre in occasione dell'inaugurazione di questo nuovo format Gamo, un CD di Michele Bianchini, sassofonista umbro, edito da Ars Publica, e quello di oggi, che è appunto il giorno in cui parleremo dei contenuti del CD del compositore romano Fausto Sebastiani, CD edito da Stradivarius e dal titolo Il paese degli uomini integri, e con questo sottotitolo che è tributo a Thomas Sankara, perché appunto il lavoro che poi di Sebastiani su questa composizione in particolare, che è centrale del CD, trae ispirazione dalla vicenda di questo grande eroe tragico dell'Africa occidentale subsahariana, Thomas Sankara. Fausto Sebastiani, che abbiamo il piacere di avere qui presente, nostro ospite in questa trasmissione in diretta, e che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Fausto. Buongiorno. Con lui avremo nel corso della trasmissione il piacere anche di ospitare 2 interessantissime personalità del mondo della musica in Italia. Sandro Cappelletto, scrittore, storico della musica e critico musicale, che insomma non ha bisogno di presentazioni, e Gianni Morellenbaum Gualberto, musicologo e direttore artistico, noto in Italia per la sua attività e per la sua conoscenza profonda della musica, e i quali ci offriranno un loro personale contributo alla narrazione di questo lavoro discografico di Fausto Sebastiani, per meglio immergerci nei contenuti della musica di Fausto Sebastiani, in particolare per meglio immergerci in quello che è del CD, appunto, come dicevo, il suo lavoro compositivo più importante, questo che porta il titolo poi del CD, un lavoro centrale, appunto, che è appunto Il paese degli uomini integri, un tributo a Thomas Sankara, che è una composizione per voce recitante, soprano, 4 sax e 5 percussionisti, e che ha avuto la sua prima esecuzione assoluta il 25 maggio 2016. Ecco, appunto, si diceva di Thomas Sankara, questo personaggio storico e anche d'attualità,
un militare, un politico, un rivoluzionario socialista, un patriota del Burkinabè, e che ha governato il Burkina Faso dal 1983 al 1987, e di cui ci parlerà il professor Cappelletto. E in particolare Sandro Cappelletto potrà parlarci di questa esperienza anche dal suo interno, sì, proprio dal suo interno, perché lui è stato anche voce recitante di questo lavoro compositivo di Fausto Gebbastiani e che hanno portato in scena, appunto, quindi ha anche una netta coscienza della parte drammaturgica dello spettacolo, di cui appunto chiederemo un approfondimento. La vicenda di Thomas Sankara, aggiungo che rappresenta un fatto di geopolitica di grande interesse, a mio modo di vedere, una vicenda che è diventata anche ispirazione, appunto, per un'esperienza artistica e musicale come quella di Fausto Sebastiani e dei musicisti che hanno interpretato la sua musica. Un accostamento, appunto, fra attualità e musica, fra l'umanità, la politica, la geografia e l'arte. Quindi io direi una scelta lodevole che rende appunto questo lavoro complessivo di Fausto Sebastiani e Sandro Cappelletto un lavoro davvero di grande interesse. Ora chiederei al professor Cappelletto com'è nata questa sua esperienza artistica con Fausto Sebastiani e da dove nasce il suo interesse per l'Africa ed in particolare sulla vicenda appunto di Thomas Sankara. Buongiorno, professor Cappelletto. Buongiorno Francesco, buongiorno agli amici del GAMO e agli ospiti di questa nostra conversazione. Sì, Thomas Sankara, la sua umanità e la sua tragicità. Forse vale la pena all'inizio brevemente ricordare chi fosse. Tra l'altro, fra due giorni, il 15 ottobre, saranno i 37 anni dalla sua i 33 anni dalla sua morte. Lui viene assassinato nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, il 15 ottobre del 1987. Dov'è il Burkina Faso? Il Burkina Faso è nell'Africa centro-occidentale, confina con il Mali, con il Niger, con il Ghana, molto vicino al Benin, Togo, Costa d'Avorio, in grande parte, per semplificare, l'Africa ex colonia francese. Thomas Sankara, Thomas Noël Sankara, natale, perché lui nasce il 21 dicembre del 1949, nasce in una famiglia cattolica, il Burkina Faso ha una presenza cattolica piuttosto ridotta, la maggioranza sono dei musulmani, una fortissima minoranza si proclama tuttora animista. Lui sembra indirizzato a fare una carriera religiosa, il suo e la sua famiglia vorrebbe che intraprendesse uno studio in un seminario cattolico. Lui no, si rifiuta, c'è un tentativo di iscriversi a medicina, ma non è la sua strada, inizia la carriera militare, si forma nel Burkina Faso, che allora si chiamava Alto Volta, i francesi non si erano nemmeno dati la pena di trovare un nome, l'avevano battezzato come un territorio geografico, perché lì scorre il bacino del fiume Volta. Studia Sankara tra il Burkina Faso e il Madagascar, e viene in contatto con esponenti politici di primissimo piano della liberazione africana. Ricordo che nel 1960 grandissima parte delle ex colonie conquistano la loro dipendenza. In questo 2020 abbiamo ricordato il sessantennale di questo storico avvenimento per tante nazioni africane. Incontra le teorie marxiste, non senti del suo paese, non sopporta soprattutto l'azione di spoliazione che viene fatta da grandi compagnie internazionali verso i beni del suo paese, il cotone, la manganese, il silicio, si scoprirà poi anche l'oro. Inizia la carriera militare, sono gli anni dell'indipendentismo africano molto acceso, partecipa alla conferenza dei paesi non allineati a Nuova Delhi, entra in contatto con le esperienze rivoluzionarie centroamericane, sudamericane, diventa amico di Fidel Castro e nel 1983, il 4 agosto del 1983, in seguito a un colpo di Stato, diventa presidente del Burkina Faso. Lo rimarrà per 4 anni fino alla sua uccisione del 15 ottobre 1987. Che cosa fa in questi 4 anni? Fa qualcosa di
nello stesso tempo estremamente reale e che negli anni diventerà leggendario. Case, ospedali, vaccinazione obbligatoria per i bambini, istruzione obbligatoria, lotta contro la desertificazione. In quegli anni vengono piantati milioni di alberi nelle zone saheliche del Burkina Faso. Lotta molto forte per la parità di genere. Parlare allora in una società africana molto organizzata sul potere maschile e in clan dominati dalle figure maschili, di parità di genere, dire, come lui ha detto, che le donne sono sfruttate due volte in casa e nel lavoro, era qualcosa di molto forte, molto coraggioso, e tra i primi a capire l'impatto devastante che potrà avere l'epidemia di AIDS. In quegli anni lui viaggia molto, provocatoriamente si reca alle riunioni del suo Consiglio dei Ministri in bicicletta. Non ci sono aerei presidenziali in Burkina Faso, viaggia con voli di linea. Che cosa vuole dimostrare? Vuole rendere meno intollerabile agli occhi del suo popolo la disparità che c'è tra chi ha, chi possiede e chi non possiede. Fa una serie di discorsi memorabili, sono pubblicati anche in italiano in un piccolo libro edito dalle edizioni Thomas Sankara. Vorrei leggere solamente qualche riga del suo famoso discorso sulla cooperazione. Il Burkina Faso è un piccolo paese, oggi ha 16 milioni di abitanti, cioè niente a che fare con le grandi dimensioni dei principali stati africani come estensione geografica e come popolazione. Nel Burkina Faso, già da allora, dagli anni 80, arrivavano una quantità di aiuti della cooperazione internazionale impressionante in proporzione alle piccole dimensioni del territorio e al piccolo numero di abitanti. Perché? Perché il Burkina Faso veniva visto come un esempio di convivenza tra chi? Tra le 60 etnie che compongono il paese, etnie molto diverse e che non hanno conflitti tra di loro, tra le tre religioni. Tu potevi essere cristiano o cattolico o protestante, musulmano, in varie modalità anche in cui si può essere musulmani, animista, ma questo non impediva assolutamente scambi all'interno della stessa famiglia tra persone, uomini e donne di religione diversa. Era uno stato laico, cosa che purtroppo oggi ce lo ricordiamo come un bene perduto, perché il Burkina Faso è uno dei territori dove più forte negli ultimi anni è la presenza dell'integralismo musulmano. Il Burkina Faso oggi di fatto è un paese in guerra, con un terzo del territorio controllato dalle formazioni jihadiste. Ma che cosa dice Thomas Sankara nel suo discorso sulla cooperazione, famoso discorso alle Nazioni Unite? Pochi paesi sono stati inondati come il Burkina Faso da ogni immaginabile forma di aiuto. Teoricamente si suppone che la cooperazione debba lavorare in favore del nostro sviluppo. Nel caso dell'Alto Volta, l'Alto Volta è come si chiamava il Burkina Faso prima, perché è stato lui, Sankara, a chiamarli così, unendo due parole delle due lingue parlate dalle due principali etnie del paese, Burkina Faso, il paese degli uomini integri. Nel caso dell'Alto Volta potevate cercare a lungo e invano una traccia di qualunque cosa si potesse chiamare sviluppo. Ma non c'era. La cooperazione si disperdeva tra corruzione, mille inutili rivoli. Naturalmente, dice Sankara, noi incoraggiamo l'aiuto che ci aiuta a superare la necessità di avere degli aiuti. Ma in generale, la politica dell'aiuto e dell'assistenza internazionale non ha prodotto altro che disorganizzazione e schiavitù permanente e ci ha derubati del senso di responsabilità per il nostro territorio economico, politico e culturale. Si capisce benissimo che dire delle frasi del genere significa metterti in rotta di collisione con una serie di interessi consolidati. Che cosa fa Sankara? Restituisce al suo popolo la dignità, l'orgoglio di essere burkinabè. Si presenta alle riunioni internazionali in splendidi vestiti, tessuti tutto del magnifico
cotone burkinabè. Ricorda sempre i colori della bandiera, scrive un nuovo inno nazionale. Tra l'altro voglio ricordare che era musicista Sankara e da ragazzo faceva il chitarrista jazz in un gruppo che ha contribuito a fondare. E tutto questo non può resistere, non può resistere. Rivendicare la proprietà di un popolo sui beni che possiede, sui beni che sono nel suo territorio, lo mette appunto in conflitto. E nell'ottobre 1987 viene organizzato un colpo di Stato. E il presidente Sankara, assieme a 12 ufficiali della sua Guardia del Corpo, viene ucciso nella capitale a Ouagadougou e comincia appunto il mistero mai risolto formalmente dei responsabili, chi l'ha ucciso. Viene indagato, viene ritenuto responsabile l'uomo che era il suo compagno d'armi più stretti, Blaise Compaoré. In fondo questa è una storia, un'ennesima volta, di Caino e Abele. Blaise Compaoré che dopo la morte di Sankara immediatamente diventa il nuovo presidente del Burkina Faso. Resterà al potere per 27 anni fino all'ottobre del 2014, quando una rivolta popolare lo caccerà. E Blaise Compaoré tenta la fuga verso il Ghana. I rivoltosi creano delle barricate lungo l'unica strada che dal Burkina Faso conduce al Ghana, quindi il corteo presidenziale di Compaoré dovrebbe fermarsi. Arrivano in soccorso gli elicotteri delle unità speciali francesi e consentono a Compaoré di sfuggire a questo blocco e di raggiungere Abidjan, la capitale della Costa d'Avorio, dove ancora oggi è inseguito da un mandato di cattura della corte del Burkina Faso. Questa è la vicenda storica. Sankara è un mio mito personale. Se il mondo avesse seguito, in particolare gli stati africani, avessero seguito le sue indicazioni, riscoperto la dignità, la necessità di un rapporto diretto con il popolo, la necessità di prendere possesso dei loro beni e di intervenire anche sui processi di cooperazione internazionale, le cose sicuramente sarebbero andate in modo diverso. Sankara ha avuto 4 anni di tempo per realizzare le sue utopie, ha sicuramente fatto degli errori, perché le società agricole sono società molto complesse, lui forse non ha capito i livelli di complessità dei clan familiari del Burkina Faso e non ha capito soprattutto che lo scontro con le potenze coloniali era troppo forte perché potesse vincere. Questa è la storia politica di Sankara, che io ho scoperto nei miei viaggi in Burkina Faso, che ho fatto, ne parlo al passato prossimo perché adesso andare in Burkina è molto difficile, appunto ci sono dei conflitti armati, degli attentati quotidiani frequenti, noi abbiamo la pelle bianca e siamo una merce di scambio, soprattutto noi italiani, molto ambita. Bene, grazie Sandro. Allora io ne approfitterei per passare la parola a Fausto Sebastiani e gli pongo queste due domande, diciamo. Ti chiedo, Sandro, Fausto, la tua musica è riconosciuta una musica molto sensibile all'esperienza del suono, ai suoi parametri, a tutte le sue più intime sfumature. Tra l'altro anche la tua esperienza nel campo della musica elettronica è risaputa, per cui credo che questa sensibilità e cura della varietà del suono derivi anche da lì. Inoltre ti faccio subito la seconda domanda, così poi potrai rispondere ad entrambe. Nella tua musica, e in particolare penso in questo CD, ci sono tracce di altre scritture, delle memorie, del jazz, della musica africana, che in questo caso sono anche pertinenti al contenuto e alla storia di Sankara. Ecco, e sono presenti appunto non come delle citazioni, no? E questa è una cosa che ti si riconosce, ma come, direi, come delle memorie ricorrenti. Ecco. Ecco, ti chiedo se ti riconosci in questa mia breve analisi, se sei d'accordo, e comunque ti chiedo se puoi parlarci dei contenuti del CD ed in particolare della musica che anima il tuo CD. Buongiorno a tutti, grazie Francesco, grazie al Gamo e grazie a Sandro per essere ancora partecipe di questo, di un'ennesima, diciamo, presentazione di questo lavoro, perché veramente ha avuto
lo dico un po' anche io, una piccola fortuna, dico, forse ecco l'insieme della vicenda di Sandro, che è così preso, insomma, sta portando avanti questo progetto ormai da quasi un anno, dal punto di vista del CD parlo. E beh, Francesco, sì, io mi riconosco in quello che dici, nel senso che la mia musica è una musica minimale. Io ho studiato per tanti anni anche con Salvatore Sciarrino, che frequento ancora oggi, e mi ha insegnato appunto questa grande attenzione al suono, alle sfumature del suono. Poi c'è stata l'esperienza della musica elettronica attraverso tre importanti residenze, di cui due all'estero, una a Buenos Aires, una a Lione, che hanno ulteriormente approfondito questa attenzione al timbro, alla ricerca di un suono complesso, e quindi diciamo di una costruzione del suono, non dare per scontato che il suono fosse soltanto una parola così un po' particolare, però fosse solo lo strumento che noi tradizionalmente sentiamo. E, per quanto riguarda, quindi questo, la domanda sul suono mi vede assolutamente d'accordo con te. Subito, diciamo, ecco, già da forse una decina d'anni, ma fin da subito, insomma, ho avuto la netta sensazione che questa strada non potesse essere soltanto una pura ricerca del suono, o comunque dentro di me sentivo che non poteva essere solo questo, ma che si doveva coniugare con una dimensione espressiva. E qui, diciamo, devo dire anche in questo senso, Sciarrino mi ha insegnato molto. E nel caso specifico del Paese degli Uomini Integri, avete visto come Sandro restituisce con passione, forza, coraggio ed energia questa vicenda, che è probabilmente allo stesso, quasi come se volesse un po' restituirci il carattere di Sankara. Io probabilmente ho un carattere un po' diverso come persona, come uomo, come compositore, però questa vicenda mi ha incuriosito, interessato intanto per l'importanza fondamentale per le vicende che viviamo oggi, diciamo legate alla migrazione, la complessità della migrazione che viviamo oggi, perché se avessimo appunto accolto le idee Sankara, forse il mondo sarebbe andato in un modo diverso. Però di questo testo ho accolto, diciamo, soprattutto l'aspetto animista, se vogliamo, cioè sappiamo appunto, come ci diceva Sandro, che in Burkina Faso vi è presente la religione animista, quindi quella possibilità di attribuire ad ogni fenomeno naturale un'entità spirituale, e questo sfondo, diciamo, questo sfondo, questo approccio e lo sfondo anche, diciamo, naturale dell'Africa, quindi immaginata con il mare, con il vento, mi hanno portato verso una ricerca di un suono complesso dell'ensemble. L'ensemble è formato da voce narrante, un soprano, quattro sax e cinque percussioni. Per cui è strutturato in 23 sezioni. Ci sono delle sezioni dove si descrive, si tenta di restituire più che descrivere, si tenta di restituire quello che per me poteva essere un'idea animista sonora, quindi soffi, suoni di soffio del sax, suoni strusciati di tan-dram, è una percussione a pelle, lastre medie, medio-piccole, con dei tremoli all'estremità che danno questo orizzonte sonoro come se ci si trovasse quasi in riva al mare. Ecco, tutto questo suono complesso di queste sezioni, anche con multifonici di sax, è per me quello che, come stavo dicendo, è il mondo animista, il mondo della natura. Ecco, questo, diciamo, penso di poter rispondere così alla prima domanda. La seconda domanda è stata quella, diciamo, di come io mi rapporto con la musica altra. Beh, sono sempre stato anche attratto via via dalle musiche altre. Io ho studiato etnomusicologia con Diego Carpitella,
all'Università La Sapienza. Il mio primo viaggio in aereo è stato andare a Salonicco a fare una piccola indagine di ricerca sul campo legata alla comunità degli Anastenarides, che è una comunità che danza sulla brace, insomma. Quindi l'interesse verso le musiche extraeuropee di tradizione colta, scusate, di tradizione orale extraeuropee, mi ha sempre catturato. E allora, però, ecco, anche qui, per me, quando immagino di poter restituire all'ascolto e al pubblico un qualcosa che non sia di natura europeo, penso sempre che debba passare attraverso il filtro della mia sensazione, della mia percezione, della mia idea di suono, che è sempre un suono spesso ai limiti dell'udibile, con dove diciamo è molto calibrato il forte e il mezzo forte, e questi momenti sono immaginati come veramente dei sussulti, dei turbamenti dell'anima, se vogliamo. Relativamente, diciamo così, in modo più stretto alla musica, mi piace ricordare, è molto importante in questo brano il rapporto tra la voce narrante, il suo testo, il soprano e l'ensemble. Cioè, la voce narrante si può trovare anche da sola, ma soprattutto in due casi. L'una è quando annuncia, diciamo, una vicenda che sta per avvenire, e poi in una dimensione successiva in contrappunto con l'ensemble strumentale. E l'altra possibilità invece è quando è lasciata completamente da sola, ma non perché ci sia la volontà di negare l'atto compositivo, perché io penso che la voce di Sandro, la voce di colui che è andato in quelle terre e ha capito, ha percepito, ha riportato quell'esperienza, il peso sonoro acustico di quella voce debba essere ascoltato nella sua nudità, nella sua integrità. Non c'è possibilità di rapporto con lo strumentale in quel momento. E infatti vi è, quasi alla fine del brano, una sorta di cadenza, quella che io chiamo la cadenza di Sandro, è quando lui enuncia il discorso di Sankara all'Organizzazione delle Nazioni Africane. Ecco, penso così, non so se ho risposto, insomma, ho cercato di dare delle mie idee. Sì, grazie Fausto, è stato tutto interessante. Allora io lancerei un primo ascolto, quindi chiedo alla regia di mandarlo, così ascoltiamo ciò che abbiamo in anticipo iniziato a conoscere della tua musica, con le parole. Non si entra nel cimitero di Ouagadougou, non ha un cancello, ci si trova dentro. Una terra nera, una lieve collina che si innalza a pochi metri di distanza da uno dei mercati della capitale del Burkina Faso. Qui arrivano montagne di abiti inviati dalle organizzazioni umanitarie internazionali in dono alle popolazioni africane, abiti ripuliti, ben conservati, intercettati, ricomprati e rivenduti per la metamorfosi di anonimi gesti di carità in un affare. L'aiuto serve soltanto se aiuta a uccidere l'aiuto, diceva Thomas Sankara, il primo presidente del Burkina Faso, il militare politico che riuscì a dare un'identità, un nome a questa nazione fino ad allora chiamata dai francesi Alto Volta, niente più che un'indicazione geografica. Burkina Faso, il paese degli uomini integri. Ma prima che lui potesse uccidere gli aiuti, quando aveva soltanto 38 anni, uccisero lui e 12 sue guardie del corpo. Era la notte del 15 ottobre 1987. Subito dopo l'agguato,
I 13 morti sono stati sepolti in questo cimitero, uno accanto all'altro. Sono passati molti anni da quel delitto politico dell'Africa contemporanea, mai risolto, mai rimosso. Uccisi, però sepolti, eliminati, ma non dispersi, non condannati all'oblio, se una memoria di loro è ancora possibile, visibile. Le tombe sono qui, di sicuro, i corpi, chissà, perché erano carne spapolata dalle raffiche di mitra sparate a distanza corta, e chiunque, vedendo quei corpi, avrebbe capito che la morte non era stata così naturale. Scavare e verificare, però, è proibito, ma la memoria, come i miti, non ha bisogno di corpi. Congo viene spesso in questo cimitero perché Mon Capitaine ci ha insegnato la dimensione morale, che anche noi, i più poveri del mondo, avevamo una dimensione morale. Aspettavo senza fretta che Congo si rialzasse da quella tomba, per lui il più comodo dei divani. Mi ero scostato dall'uovo nel timore di calpestarlo e adesso stavo seduto anch'io, però non sopra una tomba. Ci sono altri posti dove Congo, che appena ha compiuto gli stessi anni del suo capitaine quando è stato ucciso, si senta meglio. Era un figlio della rivoluzione, un adolescente che credeva alle utopie quando Sankara fu assassinato, e sopra questa tomba lui viene ancora a colmarsi di speranza. Ha respirato a fondo, si è alzato in piedi e ora guarda il sepolcro dall'alto. Adieu, Mon Capitaine. Visto da vicino una volta soltanto, a Cuba, da ragazzo. Era stato mandato a studiare a L'Avana. E Sankara, durante una visita di Stato, andò a salutare quella classe dove molti erano i ragazzi del Burkina Faso, scelti tra chi aveva il migliore profitto scolastico. Anche in quell'occasione, come un Che Guevara africano, il presidente concluse il discorso con il suo motto preferito: Patria o muerte, venceremos. Ma può esistere una bele? Bene.
Ora tornerei a Sandro Cappelletto per chiedergli un approfondimento sul testo, parte del quale abbiamo ascoltato in questo ascolto, anche il rapporto che c'è stato tra il testo e la musica di Sebastiani e anche diciamo, la drammaturgia di questo spettacolo che avete messo in vita. In vita, sì. Beh, la musica di Sebastiani ha veramente dilatato il senso del mio testo. Trovo che Fausto abbia fatto un lavoro di grande finezza. Lui definisce la sua musica minimale, delle volte sottrarre è molto utile, di grande finezza, perché ogni suo intervento è calibratissimo e di grande espressività. Fausto ha una delle indubbie risorse, intuizioni teatrali affidate molto spesso all'ensemble strumentale, e anche come ha dosato gli interventi della voce in determinati momenti ha davvero moltiplicato, almeno dal mio punto di vista, il significato delle parole. Dove siamo? Siamo davanti alla tomba di Thomas Sankara, in un cimitero del tutto malandato della capitale Ouagadougou. Questo cimitero sorge di fronte a un centro di raccolta di abiti usati inviati dalla cooperazione internazionale, che vengono presi, rubati e rivenduti. Un tanto per ricordare i problemi della cooperazione internazionale. In questo cimitero ci sono 13 tombe. Sankara è al centro, 6 a destra, 6 a sinistra. Per noi occidentali immediatamente questa dimensione orizzontale, almeno a me, ha ricordato l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Cristo al centro, i 6 apostoli a destra, i 6 a sinistra, la stessa situazione orizzontale. Sto visitando questo cimitero, queste tombe, assieme a Alassane Kongo, un mio grande amico burkinabè, un ragazzo di grandissima intelligenza e energia. E che cosa succede all'inizio? C'è un uovo, il guscio di un uovo, un guscio di un grosso uovo, invaso dalle formiche, messo lì sulla tomba, accanto alla tomba, e io cerco di toglierlo perché mi sembra un oltraggio a quella tomba, a quelle formiche, e vengo fermato immediatamente da Kongo, che dice: guarda, no, non toccarlo, perché tu non capisci, ma le formiche, vedi, il loro nido è sottoterra, nella terra, loro vengono alla luce per prendere un po' di cibo dal guscio, dalla pelle interna del guscio dell'uovo, e lo riportano sottoterra. Questo guscio dell'uovo è un tramite tra il sotto e il sopra, tra la morte e la vita, tutte cose che, se non hai una cultura animista, fai molta fatica a capire. E che io ho capito tramite appunto Kongo. Il racconto comincia lì, con questo gesto mio che viola un rituale animista, me ne rendo conto, ne sono consapevole, e Kongo a quel punto si sdraia sulla tomba di Thomas Sankara e lo chiama mon capitaine, il mio capitano. Kongo oggi è nella generazione tra i 40 e i 50, di quei ragazzi che avevano pochi anni, erano adolescenti durante la presidenza Sankara, e che hanno vissuto la frustrazione e il dolore della sua morte, della sua uccisione, ma il suo mito è rimasto vivissimo e continuano a parlare di lui. E questa generazione, che nel 2014 ha condotto assieme a un gruppo di militari la rivolta popolare contro il presidente Blaise Compaoré, e poi, diciamo, il racconto prosegue. Ci alziamo da quella tomba. Kongo ricorda il suo viaggio a Cuba quando ha visto Sankara. Ancora oggi in Burkina Faso ci sono dei medici cubani, il rapporto tra le due nazioni è stato molto intenso, soprattutto negli anni 80. E poi il racconto prosegue. In merito, se abbiamo realizzato, altre naturalmente di tutte le istituzioni che hanno creduto in questo progetto, il Conservatorio di Latina, l'Accademia Filarmonica Romana, che lo hanno sostenuto, ma è stato assolutamente Fausto a spingermi a fare una riduzione da un racconto che era già pronto, è stato pubblicato appunto, il ricordo dei miei viaggi in Burkina Faso, di queste per me indimenticabili esperienze personali, sociali e politiche, ma Fausto ha insistito perché ne facessi una riduzione, una drammaturgia per la sua musica, e di questo gli sono molto riconoscente. Grazie.
Allora passerei subitaneo al secondo ascolto. Sì, siamo sempre in onda, c'è un piccolo problema tecnico, ma sta per andare in onda il secondo ascolto. Soltanto qualche secondo e lo ascolteremo. Nella regione dove vivono i Polò, ci sono due tipi di serpenti, la vipera e il boa. La vipera la vedi e la uccidi, il boa no, è troppo forte. Se torni a casa tua e dentro trovi un boa, devi fare due cose. Prima, andare dallo sciamano e chiedere che compia un sacrificio per capire perché è venuto proprio da te. Poi aspettare che il boa esca. Di solito esce con calma, ma esce. Ma perché deve venire proprio da me? Chiedo a Congo. Magari per avvisarti di un pericolo, magari a casa tua, dove tu pensi che non ci siano pericoli, pensi di conoscere tutto, di controllare tutti, e invece arriva il boa che non ti morde, ma ti stringe, ti stritola, ti soffoca, lentamente, certamente. Tu entri, vedi il boa, lo ringrazi di essere venuto ad avvisarti e aspetti. Il boa non è come la vipera. La vipera si infuria e morde, ti colpisce improvvisa e così tu la vedi e dopo la puoi uccidere. Se Capitaine avesse trovato il boa a casa sua, avrebbe capito. Lui era nato in una famiglia cattolica, ma avrebbe capito, perché prima di essere cattolici o musulmani, noi siamo tutti animisti. Ma tu non ci credi, tu non credi a niente. Tu vedi un boa e se hai un fucile spari e poi dici a tutti che l'hai ucciso e non capirai mai perché è venuto proprio da te. Guarda se c'è un boa in casa tua, prima di sdraiarti. Ora Congo mi indica un uomo seduto non lontano da noi, magro, le braccia lunghe. È solo e ci avviciniamo. Congo mi presenta, lo chiama il boss. Ci sediamo anche noi e senza rivolgermi lo sguardo, inizia a parlare.
tu sei quello che calpesta l'uovo e che non vede le cose dietro le cose. Voltati dietro di te e dimmi che cosa vedi. Guardo le mie spalle e in fondo alla piazza vedo addensarsi un vortice di aria e di polvere. Rapidamente il vento spinge quel vortice verso il gruppo di case all'altra estremità di quella larga spianata. È una piccola tromba d'aria, rispondo. Ma non c'è vento adesso. Faranno 35 gradi almeno. Sono le 6 del pomeriggio. Nessuna nuvola in cielo. E senza vento le trombe d'aria non si formano. Questa piazza è enorme. Vedi qualche cosa d'altro che si muove spinta dal vento? Non si sta muovendo niente. E allora, che cosa ho visto? Hai visto della polvere spinta dal vento, ma non era una tromba d'aria. Persona che si spostava, aveva fretta e ha fatto volare la sua anima perché arrivasse prima di lui. In quel vortice d'aria tu hai visto spostarsi la sua anima, adesso non la vedi più perché è già lontana. E lui dov'è? Dov'è il corpo che ha mandato avanti la propria anima, come dici tu? Quella persona dov'è? E dove sta andando? Poi, se vuoi, la cerchiamo. Andiamo a casa sua e se non la troviamo, chiediamo dove è andato. Chiediamo perché aveva tutta quella fretta. Ma forse non avrà voglia di dircelo. Bene, questi due estratti del Paese degli Uomini Integri di Fausto Sebastiani con la voce recitante di Sandro Cappelletto. Ora passerei la parola all'intervento di Gianni Morelenbaum Gualberto, che ci offrirà un contributo a questa operazione culturale in sinergia fra il compositore Fausto Sebastiani e lo storico e critico e scrittore Sandro Cappelletto. Presento Gianni Morelenbaum con un piccolo aneddoto. Lui è celebre per la sua profonda conoscenza di tutto quello che accade nel mondo della musica. Quando l'ho invitato a dare un suo contributo a questa trasmissione, gli ho detto: Gianni, ti mando il disco di Fausto Sebastiani, e lui mi ha risposto: ce l'ho. Ecco, quindi questo dice tutto sulla sua competenza e sulla sua passione per ciò che accade nel mondo della musica. Allora lascio la parola a Gianni Morelenbaum. Buongiorno. Buongiorno. E quando io ascoltai il lavoro di Sebastiani, mi colpì questa molteplicità di materiali che venivano usati, anche di procedimenti che prendevano dalla tradizione europea, materiali che provenivano dal contesto più etnico, africano. Alcuni procedimenti ricordavano sonorità che erano state diffuse, comuni nel jazz a partire dagli anni 60-70. Lo trovai molto pertinente perché l'esperienza di Sankara è un'esperienza di postcolonialismo. Ora, in realtà, il postcolonialismo noi lo pensiamo
in forma strettamente, come dire, europea, perché lo pensiamo in termini strettamente storici e geopolitici, ma in realtà per questo trovavo pertinente anche che vi fossero alcune sonorità che ricordavano appunto la musica improvvisata africana-americana. La prima grande esperienza postcoloniale, se vogliamo, l'hanno invece vissuta proprio gli africano-americani con la fine della guerra civile americana, con diciamo la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Quella è stata la prima grande esperienza postcoloniale, gli africano-americani l'hanno vissuta in quel modo, tant'è vero che inizialmente vi fu anche una grande esplosione culturale non dissimile da quella che per esempio caratterizzò le minoranze ebraiche in Europa, quando finalmente potettero godere dei cosiddetti diritti civili. Si aprirono i famosi salotti ebrei a Berlino, finché non subentrò la segregazione negli Stati Uniti, questa esplosione vi fu anche lì, fino alla cosiddetta Harlem Renaissance, appunto il rinascimento di Harlem. Perché il modello americano, sotto questo profilo, è stato molto interessante, in quanto sia nella pre-segregazione e nella post-segregazione sono stati due modelli di sviluppo postcoloniale, di ricostruzione postcoloniale. Peraltro esperienza che ha segnato anche la cultura africana. Innanzitutto perché alcuni intellettuali militanti africani, basta pensare agli scritti di Fanon, erano condivisi sia dagli intellettuali africano-americani, militanti e combattenti, sia da quelli africani. Pochi anni prima che Sankara conquistasse brevemente il potere, era stato fondato una decina di anni prima, poco più, il Festival Panafricano di Algeri, perché il modello americano, che poi si sviluppò moltissimo all'interno del jazz, che poi ebbe una espansione nel cosiddetto free jazz, fu un modello che ebbe un peso presso gli intellettuali africano-americani, per gli intellettuali africani, anche per quelli che non erano, come dire, particolarmente interessati agli Stati Uniti. Ebbe un peso comunque perché fece da cassa di risonanza, perché fu un modello anche di lotta e anche di dibattito su determinati problemi. Se il postcolonialismo doveva essere una sorta di depurazione di tutto ciò che era stato bianco, di tutto ciò che era stato europeo, o se doveva avere una inclusività polietnica. Soprattutto l'esperienza africano-americana fu importante per gli africani come laboratorio etnico, come modello panafricano. Sankara appartiene già a un contesto panafricano, di panafricanismo, di rapporti anche appunto con il mondo, perché ricordiamoci che gli Stati Uniti, che hanno mosso spesso e volentieri le loro marionette, i loro proxies anche in Africa, l'esperienza postcoloniale africano-americana mise in discussione un'identità, una parte dell'identità americana, che era quella di non essersi mai macchiata, al contrario degli europei, del colonialismo. Ora, se andiamo a considerare la musica di Sebastiani, mi ha anche ricordato, nella sua molteplicità di fonti, che la musica contemporanea
come sappiamo, non è amatissima, no? Si vive con questa idea che il Novecento sia stato un secolo terribile, non solo, come dire, politicamente o storicamente, ma anche culturalmente. La musica contemporanea, basta dire il termine contemporaneo, sembra che si dica chissà cosa. Il Novecento, oltre alle famose avanguardie storiche, che ascoltarle oggi sono, come dire, dei classici, ha avuto anche l'esperienza che echeggia poi anche nella tradizione culturale africana della fine del termine esotico, la fine degli esotismi. Eppure, se vogliamo vedere, questo termine esotico ancora oggi ci caratterizza. Nel senso, ascoltando la musica di Sebastiani, mi rendevo conto come alla fine l'ascolto della musica contemporanea nel Novecento, con la sua molteplicità di fonti, comporta, soprattutto per quelli che non riconoscono questo processo, come dire, postcoloniale, e dunque questo riequilibrio gerarchico, no? Nel campo, oggi si dovrebbe studiare storia delle musiche più che storia della musica, perché ovviamente vi è stato un sconvolgimento gerarchico nel corso del Novecento. Noi oggi, infatti, è normale, perché no, assorbire, come fa o utilizzare, come fa Sebastiani, fonti prese da ambiti extraeuropei. Pur ancora oggi noi viviamo una sorta di colonialismo, di neocolonialismo, perché al rifiuto della contemporaneità noi raddoppiamo con un rifiuto di una contemporaneità che in larga parte è contaminata, che è creolizzata, che lavora, vive, dialoga proprio con quelle culture che erano esotiche, dunque erano disprezzate, e rimane dunque questo disagio, l'ostilità nei confronti, per esempio, dell'improvvisazione africana-americana, del jazz. Non è perché il jazz sia brutto, bello o chissà che cosa, ma perché ancora oggi conserva, come dire, la fisionomia di una cultura che proviene da ciò che era negletto. Vive, per esempio, volontariamente di scarti. Il nuovo mondo, i nuovi mondi della musica lavorano sugli scarti, lavorano sulle improprietà vernacolari, lavorano sulle pronunce improprie, lavorano sull'incapacità di dominare pienamente altre lingue, per cui vengono trasformate, perché alla fine la concezione non è importante il materiale che usi, ma come lo usi, cosa ottieni da esso. Ecco, questo, io ascoltando Sebastiani mi sono reso conto di come possa essere oggi complesso, ancora oggi, veicolare un progetto come quello, uso il termine progetto, è un progetto che è un termine orribile, che sa tanto di catasto, però è un termine diffuso. Ma sia difficile ancora oggi veicolare la trasversalità, perché noi abbiamo ancora un rapporto complicato con la contemporaneità, abbiamo ancora un rapporto complicato con il Novecento, viviamo ancora sotto una gerontocrazia culturale per il quale la musica è morta più o meno con Brahms, dunque intorno al 1897, per cui tutto viene visto con una certa difficoltà. Dunque anche un progetto che tratta del postcolonialismo, vissuto in Africa da un personaggio che è, ahimè, conosciuto da pochi, in realtà soffre di una serie di particolarità che ci riguardano da vicino. Ascoltando la musica, appunto, di Sebastiani, mi rendevo conto di come questa ricchezza di materiali, poi alla fine, che dovrebbe essere, come dire, per usare un termine abusato, un asset, nel Novecento è diventato quasi un segreto, e anche ai nostri tempi, e soprattutto dalle nostre parti, è un problema molto nostro, forse più che europeo, però non solo,
come quello che dovrebbe essere un vantaggio, un'apertura, alla fine diventa anch'esso l'ennesimo processo, l'ennesima parte di un processo di convenzione ed escludendo. In fin dei conti noi rifiutiamo l'idea che vi sia stata una depurazione dell'elemento bianco, che l'elemento bianco sia diventato esotico. No, alla fine, come dire, la legge del contrappasso, in questo, come al solito, è sempre pertinente, per cui siamo diventati noi gli elementi esotici e la nostra musica accademica è diventata come una sorta di musica etnica del continente. Io ho trovato l'idea del professor Cappelletto e di Sebastiani particolarmente ricca di stimoli, perché quello che può essere affascinante a volte, soprattutto in dimensioni del genere, non è solo quello che ti può dare la musica in termini o tecnici o di puro piacere, no, d'ascolto, ma tutti gli stimoli che un lavoro del genere ti fanno arrivare, dal geopolitico fino al socioculturale, perché in realtà lavorare su certi materiali ancora oggi può apparire naturale ad alcuni di noi, ancora oggi in realtà ci ricorda che questi lavori nascono per una serie, come dire, di peccati originali che noi ci portiamo dietro e che non riusciamo ancora oggi, e lo dico perché sappiamo bene quanto gli autori contemporanei soffrano di un difficilissimo rapporto con un pubblico, ma non per la difficoltà intrinseca della loro musica, ma per un sistema che in realtà ha operato una preclusione forte ideologica nei confronti della contemporaneità e di tutti quei traumi che la contemporaneità dal Novecento in poi ci ha portato. Non ti sento, sento niente. Mi senti ora? Adesso ti sento. Grazie del tuo intervento e anche per ricordarmi del microfono. Sì, perché il microfono. Allora, bene, grazie. Siamo appunto giunti a conclusione del nostro quarto appuntamento di Auditorium, lezioni di musica oggi di Gamo, e siamo appunto ai ringraziamenti. Le nostre lezioni sono state tutte realizzate e continueranno ad andare avanti, come vi dicevo, fino al 31 ottobre. Sono state tutte realizzate in collaborazione con Murate Art District di Firenze, che è un centro culturale del complesso fiorentino delle Murate, diretto da Valentina Genzini, che ringrazio. Auditorium Lezioni di Musica Oggi lo abbiamo realizzato, lo stiamo realizzando nella sala Chetti La Rocca di Murate Art District, con un pubblico in presenza, distanziato, secondo appunto le disposizioni Covid. Questo è stato l'unico appuntamento che abbiamo scelto di sperimentare con una trasmissione in streaming, perché l'assenza dell'intero ampio ensemble del Paese degli Uomini Integri, che avrebbe potuto farci ascoltare live la musica di Sebastiani, che abbiamo ascoltato invece con gli ascolti del disco, e sarebbe stato difficilmente gestibile l'ensemble per l'ampio organico, perché pensate, ci sono, a parte c'è un grande set di percussioni, e ci sono 5 percussionisti, 4 sassofonisti, oltre al soprano e alla voce recitante. Quindi abbiamo pensato magari di rimandare una esecuzione live per il Gamo in futuro, perché appunto questo periodo non avrebbe aiutato, per i problemi di assembramento, una produzione live di questo tipo. E quindi abbiamo provato questo broadcast in streaming in occasione appunto della presentazione di questo eccellente lavoro discografico di Fausto Sebastiani, che ringrazio e saluto, così come ringrazio e saluto Gianni Morellenbaum e Sandro Cappelletto. E vi salutiamo con l'ascolto di un'altra composizione di Fausto Sebastiani, sempre presente nel disco dal titolo Il Paese degli Uomini Integri. È una composizione per 5 sax dal titolo Naost the Sax. Buon ascolto e grazie a tutti per l'ascolto.
Thank you.